l'altra sera, noi abbiamo una casa in campagna Todi e avevamo un problema delle caldaie, una caldaia per riscaldamento che va sempre in blocco. Allora mia moglie diceva, ma forse è meglio che la cambiamo, io dicevo, ma non lo so, aspettiamo, no, la cambiamo. E mentre guardavo mia moglie che parlava della caldaia, dicevo, ma è meglio che la inquadri da sinistra. Questo è Cinevita ed è tutto quello che il cinema mi ha dato e anche mi ha tolto, perché se ho fatto 3 film di recente sulla figura paterna, uno si chiama La cena per farli conoscere, un altro si chiama Il papà di Giovanni, il terzo si chiama Il figlio più piccolo, è proprio perché io di padri così così ne so tanto, essendo stato un padre così così. E quindi rendendomi anche conto che nella società dell'oggi, nello sbrindellamento della famiglia, la figura che probabilmente ha pagato il prezzo più elevato, l'erosione maggiore, l'appannamento maggiore sicuramente la figura paterna. Ecco perché io uso questo strumento anche per in qualche modo indicare, attraverso sempre la mia esperienza, perché non ho mai saputo fare un cinema di denuncia, ho sempre fatto un piccolo cinema di testimonianza su quella che è la mia esperienza, su quello che mi è passato dentro, transitato dentro, e che mi serve in qualche modo, secondo me, finché sono qua, fare ancora in modo di poter riferire. Nell'assenza totale che in questo paese si vive nei riguardi della curiosità, nei riguardi del passato, che anche questo è uno dei temi che mi è molto caro. Io credo che il cinema debba anche ricordare, serve anche per ricordare, anche perché la televisione ormai dice il presente, e lo dice con una tempistica che non potrà mai essere il cinema. Ecco, allora invece quello che siamo stati noi, come abbiamo vissuto, quelli che sono stati i nostri sogni, i nostri problemi, le nostre paure, i nostri limiti, ecco, probabilmente dirli, raccontarli, servono perché uno poi fa una comparazione con quello che è il presente. Io quando sento tutti questi ragazzi, questi giovani che si lamentano, che va benissimo, guai se non si lamentassero. Però nella comparazione con quello che siamo stati noi da giovani, c'è un gioco che io faccio con i miei amici, naturalmente devono essere i miei coetanei perché questo gioco si possa fare, che è quello sulle cose che non c'erano. Provate a farlo anche voi, no, voi siete troppo giovani per poterlo fare, ma proviamo, se quelli che hanno più o meno la mia età, le cose che non c'erano negli anni 50, ma sono infinità, non c'era niente negli anni 50, sì, le sedie, tavole, le finestre, ma si va poco più là, letto, la coperta, c'erano le cose essenziali, ecco, tutte le cose che non c'erano sono tantissime. Ecco, allora, in un mondo in cui ce ne sono così tante di cose, probabilmente non sappiamo più godercele come invece dovremmo e potremmo fare. E ce ne accorgiamo solo quando cominciamo a fare i conti con la nostra età. Quando io penso di aver fatto 41 film, ne vorrei fare almeno quanti ne ha fatti Monicelli, che ne ha fatti 65. Ma io faccio i conti e dico, se faccio un film all'anno, 65 meno 41, quanto fa? Tu che sei bravo in matematica. No, lui è ingegnere. Quanto fa? No, sono ingegnere. No, no, tutto diverso. Vabbè, sono tranquillo, se fa no. Chi è che deve fare 65 meno 41? Non so fare io. 24. Quindi io ho 71 anni più 24, quanto fa? Va bene. 95 anni. Io sono allungato a 120. Ma... Sì, 110, ma io le vedo le persone che sono allungate a 110, quando come parlano, come pensano, come ragionano, mi fanno un po' paura. Vai da Oliveira che ha... No, da Oliveira, due sì. Ho finito di fare un film adesso di Geraldine sull'Alzheimer, quindi sono documentatissimo. Vabbè, se c'è qualche domanda io rispondo, così, ti gioco. Le cose che non c'erano, sì. L'iPod. Dica. Mi permetto di usarle tu perché mi viene più utile il discorso. Le darò da lei. Nella storia che ha raccontato anzi l'autore,
Tutto scorre bene, bello. Ti fiamo per tempo, oggi speriamo perché ci riconosciamo anche noi e vedremo fare così allo stesso modo. Però vorrei che mi spiegassi, anche se un po' l'hai già fatto, una cosa che trovo come un'incoerenza. Sembra che da un momento all'altro hai svoltato, che prima non sapevi fare, non avevi gli strumenti, non avevi un bagaglio, un'esperienza, e poi dopo attraverso l'episodio di Villaggio eccetera è andato tutto bene. I film prima, dicevi, c'era un contributo non piccolo da parte degli operatori. No, ho capito, c'era anche dopo il contributo non piccolo. Hai fatto una premessa un po' lunga, no? Va bene, hai colto comunque la domanda. L'altra domanda è questa: secondo te, volevo un'opinione su quelli che non facendo i registi per prima professione come Ligabue, come Tom Ford, comunque fanno dei film e vengono anche bene. Volevo sapere se secondo te c'è più il contributo di chi li affianca o cosa? No, per quello che riguarda la prima domanda, è una domanda giusta, legittima, e nel tempo, col tempo, io naturalmente commettendo un'infinità di errori, perché si impara commettendo errori, mi sono via via avvicinato a fare quello che è il film che immaginavo che avrei voluto fare. Bergman diceva che dopo 7 film era riuscito a fare un film che assomigliava al film che voleva fare. È un mestiere, è una professione di con un approccio molto complicato. Qui abbiamo un grandissimo regista, mi prego di applaudirlo, Cristoforo Donossi, un amico, lui sa che ogni film è un'opera prima, che ogni film ti espone a incontrare attori diversi, contesti psicologici, diversi, io uso sempre le stesse truppe, ma vi garantisco, di film in film cambiano. Non sono sempre le stesse cose, negli stessi giorni. Bisogna essere anche bravissimi psicologi, saper fare lo spogliatoio. Insomma, bisogna mettere in campo un'infinità di qualità, di doti, che non sono soltanto tecniche, che riguardano molti ambiti e che riguardano soprattutto un aspetto che mi insegnò in un attimo, un incontro con Vittorio De Sica, l'unico che io ebbi, quando dovevo andare a fare l'aiuto regista, in un progetto sul prodotto Valentino con Neuer, che poi fece Ken Russell, lo doveva fare De Sica, ma era già malato, e allora gli proposero questo giovane come aiuto regista, e lui mi conobbe, lo andai a salutare in questo ufficio di Sandro Bolchi, sul vestirino bianco, era meraviglioso, già malato però, e l'unica cosa che mi chiese fu: dov'è lei? Di dov'è lei? Io dissi: di Bologna. E lui disse: va benissimo. Era finito l'incontro. Allora il credito dei bolognesi era pazzesco, eh? Adesso non sarebbe così. Adesso la seconda cosa, mentre me ne venivo via, dico, perché glielo devo chiedere, non posso non chiedere, dico: scusi maestro, ma lei come fa ad avere dai suoi attori quella verità così assoluta, da tutti, dai protagonisti come da quelli che dicono una battuta, tutti sono così assolutamente intonati, così veri, così credibili. E lui mi disse: lei deve voler molto bene, è l'affetto che produce rassicurazione, lei deve creare una situazione affettiva molto calorosa, molto rassicurante sul set, e vedrà che nei limiti ognuno di loro, quello che ha più talento e quello che ha meno, le daranno sicuramente la parte migliore. Allora, da allora, la mia tecnica è che più uno è cane, più uno gli va di: oh, bravo, fantastico! E dicono: perché poverini? Perché sono ragazzi che vengono lì e in una battuta, che è la grande occasione della sua vita, devono dimostrarti di essere straordinari attori drammatici, straordinari attori comici, avere un... insomma, c'è giocarsi tutta la vita in quel momento lì. E naturalmente ci mettono un'enfasi, che è esagerata, che è molto... Allora tu vai là, ti abbracci, senti che vibrano. A me sembrava bellissimo, quello veramente, guarda, fantastico, è stato bravissimo, molto, molto, molto bene. Poi un anno, se vuoi fare la romanza, la facciamo, però questa era fantastica. Vabbè, posso rifare. Alla 14ª volta che la rifà,
finalmente privo di qualunque forza, non sa più dov'è, non sa più di chi è, non ci mette nessuna intenzione, la dice e basta finalmente, ed è vero, e è com'è nella vita, capisce? Quindi questa cosa però all'inizio non la sai, cioè questo è un aspetto fra le mille cose che impari. La seconda cosa era perché lei è... se lo ricordano? L'esempio di Ligabue. Ah, Ligabue, sì. No, loro hanno un mondo, capisce? Cioè, quando uno ha un mondo, quando uno ha qualcosa da raccontare, da dire, poi è evidente che lì lo strumento, io penso, non credo che sia disdicevole immaginare che ci sia stato un contributo da parte della truppa, ma è normale. Quanti attori, abbiamo degli attori Verdone, uno che non si occupa mica di come gira, pur essendo regista, lo dicevamo oggi in macchina, Verdone non è mica uno che gli dice mette la macchina qua, mette la macchina, c'è un direttore della fotografia che sa che cosa deve fare, Verdone mette in scena la situazione, capisce? Quindi l'aspetto tecnico, il problema è cosa hai da dire, se c'è qualche cosa emotivamente ricco da proporre. E questo è il problema, è quella la cosa che fa la differenza. Se c'è un'altra domanda, io dica. Basta? Allora, volevo fare un'affermazione e io ce le do del lei, non le do del tu, perché sono troppo giovane, quindi anche lui la vedo un po' come genitore, come parente, comunque. Come bisnonno. Allora, l'affermazione è che io arrivo dal mondo paralimpico e i nani esistono ancora, quindi sono nascosti però ci sono. Ma meno. No, sono molto concentrati nel mondo paralimpico, non... Cosa è il mondo paralimpico? Ah, quello delle paralimpiadi, sì. Sì.